Ogni tanto capita che qualcuno che ha commesso un delitto decida di raccontare a tutti la verità. E la verità è che non è stato lui oppure lei a colpire. Cioè, in un certo senso sì, la mano assassina era la sua, ma dietro c'era la volontà di un altro, insomma, il vero responsabile dell'omicidio è l'alter ego. Perché sulla scena del delitto ha agito la doppia personalità. È una bella pensata quella della doppia personalità. Così forte e radicate nell'immaginario da indurre Robert, Lewis e Stevenson a inventarsi la storia del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Non è che questa strana malattia proprio non esista, oggi si chiama disturbo dissociativo dell'identità e nella pratica clinica la si incontra, anche se raramente. Ma nelle aule di tribunale sembra assumere frequenze statistiche sorprendenti, accanto a quell'altra strana forma che si chiama amnesia dissociativa. Quando un imputato proprio non riesce a ricordarsi quello che ha fatto. Si è solo risvegliato come da un sogno, con in mano un'arma e ai piedi una vittima. Hanno calcolato che l'amnesia nelle aule di giustizia degli Stati Uniti gli avvocati arrivano a invocarla dal 40 al 70% dei casi, anche se in realtà sono pochi i giudici che finiscono per accettarla. Perché c'è un particolare che rende difficile sostenerla. Quando la doppia personalità o la tendenza all'improvvisa amnesia non è mai comparsa nella storia del nostro criminale, né prima né dopo il delitto. Nessuno se n'è mai accorto, nessuno ha mai sospettato nulla di strano. E ogni tanto capita che qualche psichiatra si diverta, si fa per dire, a smascherare il tentativo di schivare una condanna. Kenneth Bianchi e Angelo Buono sono cugini e tra l'ottobre del 77 e il febbraio del 1978 uccidono 12 giovani donne dai 15 ai 18 anni, tutti nella zona di Los Angeles. Con l'aumentare dei delitti cresce la loro crudeltà e efferatezza, ma diminuisce la loro attenzione, tanto che lasciano sulla scena dei delitti le loro tracce biologiche. Da queste e da alcune testimonianze si arriva a identificarli, poi a catturarli. Bianchi in carcere gioca allora la carta della personalità multipla, chiamando in causa uno dei più celebri alter ego della storia dell'omicidio seriale, Steve Walker. Walker emerge in tutta la sua malvagità durante una seduta ipnotica. Contrariamente all'indole apparentemente gentile di Kenneth Bianchi, Steve Walker si presenta aggressivo e violento. È lui il responsabile del sadismo, delle torture, degli omicidi. E a questo punto arriva il nostro strizzacervelli esperto e un poco cinico. Scopre che Steve è solamente una invenzione di Bianchi, il quale ha tratto spunto per la costruzione di una doppia personalità dalla trama di un film visto qualche giorno prima. Non basta. Fingendo di parlare ad alta voce con un collega, commenta che nella sua esperienza un vero disturbo di personalità è caratterizzato da alter ego, almeno ce ne devono essere tre di alter ego. Non passa qualche giorno che ecco comparire un altro personaggio accanto a Kenneth e a Steve. Immediatamente smascherato, non resta Bianchi che dichiararsi colpevole, testimoniando contro Angelo Buono. L'unico modo per evitare la sedia elettrica.